Salve a tutti ragazzi da PierDarkKnight91 e finalmente ci troviamo in una nuova puntata su PES 2019 nella modalità MyClub, ma questa volta faremo Ball Opening. Allora, vi faccio un recappone sulla mia formazione. Ho giocato alcune sfide, quindi ho perso alcuni giocatori in prestito come Coutinho, quindi gioco così attualmente. Oggi dobbiamo trovare un terzino destro, un terzino sinistro, un mediano, forse una punta un po' più forte di Fransol. Ho perso parecchie partite, ma ne ho vinte anche tantissime, perché incredibilmente ho vinto dei palloni e oggi tramite agenti andremo a fare davvero una cosa incredibile. Io vi chiedo di lasciare tanti bei pollicioni in su se volete altre puntate di queste. Raggiungiamo i 2000 like, non vi chiedo tantissimo. Vi faccio vedere agente speciale, guardate quante ne abbiamo, guardate quante balls abbiamo. Premium agent, e vi faccio vedere il profilo, con la possibilità di trovare un pallone nero al 2,9%. Vi faccio vedere anche i giocatori che si possono trovare: Ronaldo, Messi, Neymar, De Gea, Neuer, Suarez. Bisogna potenziare il nostro club, quindi bisogna trovare questi giocatori. Ho vinto anche una Black Ball di livello 1, dove ci fa vedere che abbiamo il 100% di possibilità di trovare un pallone nero. E attenzione, guardate bene, possiamo trovare questi: Griezmann, De Bruyne, sempre Ronaldo, Messi, eccetera eccetera. Guardate, tutti questi campioni. Il più scarso ha 85 di overall, che è Werner. Quindi Milinkovic-Savic, uno dei più scarsi qua in mezzo. Quindi, per farvi capire, oggi il pallone nero è d'obbligo. Abbiamo vinto anche, guardiamo il profilo, una Silver Ball, 2,9% di tasso di riuscita per trovare un pallone nero. Sempre i soliti giocatori, ma possiamo trovare anche scarsoni. Vi faccio vedere. Ecco, guardate. Poi ci andremo ad aprire un Players of the Week, che costa 100.000 monete MyClub, ne abbiamo 190.000 e abbiamo un'altra Silver Ball di livello 1 che ci dà la possibilità di trovare un pallone nero, come sempre, al 2,9%. Io direi di iniziare. Oltre questi, poi andremo ad aprire un agente top, vedremo se avremo trovato un terzino, eccetera, eccetera, e vedremo dove andare a parare. E poi, ovviamente, andremo a aprire un pool da collezione dove possiamo trovare dei giocatori completamente spagnoli, quindi tutti i giocatori che giocano in Spagna, non spagnoli, che giocano in Spagna. Andiamo a vedere l'elenco. Ok, ecco qui, questi sono tutti i giocatori che si possono trovare, tutti i giocatori che giocano in Spagna, se non vado errato. Sì, va bene. Ok, detto ciò, abbiamo anche la possibilità di trovare un pallone nero, quindi tutto pronto, apriamo e vediamo il primo giocatore. Mi raccomando ragazzi, supportate se volete altre puntate, perché per raccimolare questi crediti ci ho messo parecchi giorni e parecchie sfide. Andiamo a vedere. È silver. Chi è? Mamma mia, 67. Terzino destro però, eh. Attenzione, terzino destro. Va bene. Va benissimo. Meglio di quello che avevamo. Mi avete detto Pier, devi trovare dei palloni d'argento. Ok, allenamento tattico, va bene. Adesso, partiamo con quelli più scarsi. Abbiamo anche questo. Profilo, 2,9% di tasso di riuscita di un pallone nero. Quindi, apriamo. Dai, forza. Io voglio un buon giocatore, voglio assolutamente un buon giocatore. MyClub, vai così, vediamo se ci fa capire. Che cos'è, Argentina? Campionato argentino, un altro Silver Ball, altro Silver, Ramirez, 70, esterno sinistro alto. Ragazzi, non lamentiamoci, comunque stanno benissimo con la maglietta del vero pipistrello. Mi raccomando, se le volete anche voi, link in descrizione per acquistare le magliette pipistrellose. Allenamento tattico va benissimo così, agente speciale ancora una volta. Allora, i Players of the Week, aspettiamo. Allora, agente premium, vediamo il profilo, 2,9, quindi apriamo questo. Ci darà tre giocatori, quindi prepariamoci. Dai così. Dai che ci credo. Ha caricato tanto, secondo me esce un gran giocatore. Argento. Già, dai che esce. Dai che... Watford, Pereira.
Pereira lui? Sì, va bene. 70. Benissimo. Ottimo. Ottimo, signori. L'ex giocatore della Juventus. 79 di overall. Non male. Va bene, va bene. Va bene, Pereira. Va benissimo. Ok. E poi ci ha dato Gezal e Sherry. Sherry. Vai, aggiungiamo. Va bene, aumento abilità gestionali. Adesso andiamo ad aprire ancora un pallone. Vediamo un po', 100% qui. Qui invece abbiamo il 72%, i players of the week. Allora, ricordiamoci sempre che possiamo trovare uno di questi, quindi abbiamo una grandissima possibilità di trovare un grande campione. Players of the week, è il momento. Paga con monete MyClub. Lo so, mi avete detto non spendere monete MyClub, ma non ce la faccio. Devo farvi uscire un contenuto decente in questa puntata e quindi devo. Francia, Kimpembe, Kimpembe, te lo dico io, Kimpembe. È lui, difensore comunque. Mi sa che è lui, no. Boh. Chi è? 7. Madonna mia, che sfiga. 86 di overall. Non è male, ragazzi, è una carta if, è come una carta if, è un giocatore della settimana, è in forma. Può andare al posto di Quaresma. Però sinceramente mi aspettavo Messi, va bene. Fa niente. Io voglio Ronaldo, voglio Ronaldo. Dettagli giocatore, fatemi vedere un po' se è veloce sto giocatore. È veloce almeno. Velocità 94. Beh, avanti. Aggiungiamo, poi vedremo come si formerà la squadra. E poi, signori, Black Ball di livello 1, profilo 100%. E attenzione, perché qui ci deve uscire Cristiano Ronaldo. Ok? Ci credo, ci credo tantissimo. Apri. Ci credo tantissimo. Fammi uscire Ronaldo. Messi. Neymar. Ci può. Italiano. Ronaldo. Gioca in Italia. È Ronaldo. Dimmi che. Pallone nero. Dimmi che è Ronaldo. Non è Ronaldo. Emre Can. 3. Il numero 3. Chiellini. Bene, Giorgione Chiellini, 80, livello 1, deve crescere. Per il momento è livello 1, ma può diventare fortissimo. Vabbè, dai, insieme a Bailey, in difesa stiamo messi bene, manca sempre il terzino però, Vabbè. Ok, Giorgio Chiellini, avanziamo. Ragazzi, comunque la squadra più o meno sta migliorando. Adesso, vediamo cosa abbiamo. Non abbiamo più altre monete MyClub, quindi andiamo su pool da collezione, un giocatore assolutamente che gioca in Spagna. Andiamo nel profilo, non abbiamo tante possibilità di trovare un pallone nero, però io ci voglio assolutamente provare e quasi quasi vado ad aprire tutti questi palloni finché non mi esce un Modric, un Sergio Ramos. No, Sergio Ramos no, perché poi in difesa siamo messi bene. Anche un portiere. Un terzino sinistro, Marcelo. Madonna mia, se mi esce Marcelo, ragazzi, succede qualcosa di epico in diretta. Usiamo la gente. 25.000 GP per questo sballonamento. Paga. Ci credo, signori. Ci credo, dai. Io ci pensavo prima che usciva Ronaldo, invece mi è uscito Chiellini, vabbè. In attacco spagnolo, lo sappiamo, per forza, che gioca in Spagna. Ammamata. Il Canales, chi mi asciuga il Canales? Trequartista che non mi serve neanche. Vabbè. Troveremo un altro giocatore, nessun problema, signori. Ok, CLS, centrocampista laterale sinistro. Sì, ma mi servono i difensori, i terzini. Ho il mediano, che devo fare con questi? Vabbè. Prendiamo tutto ciò che possiamo prendere. Allora, ci apriamo un altro di questo, perché ci credo. Paga con GP. Ci credo, deve uscire. Lui deve uscire. Dai, per favore. Qui non ci può uscire Ronaldo, sicuro. Però, scusa, non era campionato spagnolo, pool da collezione? Un altro. Dai, vabbè, dai, ho capito.
Non ho capito, ragazzi, ma il pool da collezione non era solo Russia. Ma che davvero? Un attaccante inguardabile. Vabbè. Questi pool da collezione mi fanno leggermente cacare. Leggermente. Orellana è un portiere, 76. Va bene, aggiungiamo. Così, giusto per. E adesso, signori, visto che questi fanno cacare, è momento di vedere cosa fare. Quindi andiamo su agente top. Noi abbiamo bisogno... Qui che cosa ci può uscire? 2,9. Centrocampista, ci serve un difensore. Io andrei a aprire uno di questo attaccante. Ce n'è da 3, di livello 30 già. E poi qualche difensore, ci serve il terzino sinistro. Quindi attaccante, paga con GP, vai così. Dai ragazzi, per favore, fatemi uscire un pallone nero. Pallone nero, ci è uscito solo Giorgio Chiellini. Non è che chissà che giocatori ci sono usciti. Italia. Italia sedesta Ronaldo. No. Quagliarella. No. De Vrel. 77. Che schifezza. Che schifezza. Luis Luae e Zander. Vabbè. E adesso andiamo con il difensore, perché noi abbiamo bisogno dei difensori. Paga con GP, vai così. Ragazzi, stiamo facendo davvero una spesa incredibile. Oltre 150.000 GP spesi. Vai così, apriamo. Dimmi che è buono. Francese. Difensore, terzino sinistro. Può uscire un terzino sinistro? Dai, dimmi che è buono. Dimmi che è buono. Chi è? Difensore centrale che non mi serve. Ma mi state prendendo in giro. Non è giusto. Showcross e Kelly. Lelly Kelly. Spanish League Star. Vabbè, sono sfortunato e mi è uscito. Va bene, paghiamo con GP. Abbiamo altre due sballonamenti. Anzi, questo più un altro. Quindi speriamo di trovare un giocatore decente. Per favore, fammi uscire, perché gli altri già hanno Neymar. Che cos'è? Che cos'è? Pallone d'oro dello Schalke, Nastasic, difensore centrale. Madonna mia, non è giusto, troppi difensori centrali. Che me ne faccio? Mannaggia che sfiga. Pure un cinese mi è uscito, un giapponese mi è uscito. Pure il giapponese esterno, sì. Oh, ma il terzino sinistro niente, poi che mi deve far giocare con quei bidoni. Ultimo, signori, paga con GP, vai così. E dai, per favore, ragazzi. Io non chiedo tanto. Pure un Marcelo. Un mediano decente. Ho una punta decente. Francesca, Pogba. Dai, stiamo a Pogba. Pogba, dai. Argento. Madonna mia. Non è giusto. Solo Chiellini ci è uscito di... Tielemans. Non è male Tielemans. Va bene. Non è che ci possiamo accontentare tantissimo, però. Va bene Tielemans. Poi che ci è uscito più? Eraso e Thiago Mendes. Però il terzino sinistro niente, ragazzi. Quindi abbiamo finito gli sballonamenti. Adesso andiamo a vedere come si è formato il nostro club. Di merda proprio. Vidal è arrivato a 94 perché li ho allenati tantissimo. Adesso hanno, esempio, Vidal a 17 di livello su 44. E quindi è diventato molto più forte. Stessa cosa per Bailey. E adesso dobbiamo cercare di potenziare Chiellini. Chiellini e Bailey in centrali sono abbastanza buoni. Secondo me abbiamo due centrali buoni. Ci serve pure il portiere. Va bene, signori. Io penso di chiudere qui questa puntata sul ball opening. Secondo me l'unico giocatore decente che ci è uscito è Chiellini. E poi ovviamente la carta in forma di questo giocatore qui. Maximin. Molto veloce, eh. C'è da dire, però potevamo trovare Messi, invece c'è uscito Massimino. Quindi da oggi c'è Bamba, Massimino e Osol sta in fronte a te. Quindi ragazzi, se volete un'altra puntata simile, lasciate tanti bei pollicioni in su. Cerchiamo di raggiungere i 2000 like, io vi do un bacione e un abbraccione. La prossima volta saremo più fortunati. Farò ball opening quando ci saranno dei palloni speciali, perché sennò qua troviamo sempre i bidoni. Poi modifico meglio la panchina, tranquilli. Ciao a tutti!